Buonasera, io sono Perla. Io sono Claudio. E siamo in compagnia di Lucio. Perché ha scelto l'arte performativa e non altre forme più convenzionali? Perché penso che il performance è un medio molto flessibile, è un medio che ti lascia adattare il discorso dall'arte a quello che succede nel mondo contemporaneo. Viviamo in un mondo che cambia molto velocemente e l'arte deve adattarsi, e per quello abbiamo bisogno di linguaggi che siano capabili di adattarsi. Le performance è un linguaggio medio molto adattabile. Che importanza rivestono il luogo e il tempo nelle sue performance? E come sceglie questi due elementi? Il tempo e il luogo è quello che define il performance, perché il performance sempre si adatta a un contesto. A differenza dal teatro, il performance è sempre specifico a un luogo particolare. E come nel cinema, il tempo senza tempo non c'è performance, è una cosa che passa nel tempo, non è statico, ma è un medio, è una forma molto organica che succede in luoghi specifici e ha sempre una temporalità. Allora, senza tempo e senza un luogo non c'è performance. Quali elementi della sua vita la spingono a creare queste performance? E come reagisce il suo pubblico a queste? Sì, tutto il lavoro che faccio è una risposta alle esperienze che ho nella mia vita. E questo in particolare è sulla la cultura del consumo, si dice? Sì, sulla cultura del consumo. E un po' sulla passività che abbiamo come cittadini moderni. E in quel senso è molto legato a quello che io, la mia esperienza da queste società in cui abitiamo. E il pubblico non lo posso dire perché la performance non ha ancora successo. Non è ancora accaduto. Grazie mille per il tempo che ci ha dedicato. Un buon lavoro. Grazie a voi, siete molto professionali. Grazie.